ma ve lo dovete chiedere sta cosa, e ma lo dobbiamo dire tutti. Abbiamo cosa è successo, qual è la falla che ieri sentivo parlare al consiglio comunale di San Vito. C'è una falla, diceva la signora Silvana Derrico, la consigliera, c'è una falla. Ma in effetti c'è una falla, perché come può un sindaco non intervenire in questa cosa a difesa dei suoi cittadini? Fatevi la domanda, datevi una risposta, ma ditela la risposta. Non dobbiamo aver paura, perché se c'è una che parla è un conto, ma siamo in tanti, se siamo in tanti che parliamo, la cosa diventa di dominio pubblico. Ne avete tutta la zona come proprio Brindisine, insomma. Ci colpisce a tutti. Vogliamo dire che ci sono degli interessi. Scava, che se lo mettessero in testa tutti i brindisini, perché qui in questa zona dove le falde sono state inquinate ci piantano ortaggi, e quegli ortaggi non se li mangiano tutti loro, ma arrivano sulla piazza di Brindisi, no, arrivano sulle bancarelle dove noi poi andiamo a acquistare. Cioè, l'acqua che noi tiriamo dai pozzi, molti di questi sono inquinatissima. Quindi insomma, datevi tutti quanti dobbiamo darci una mossa. Ora, al di là di questa manifestazione che vedo abbastanza gente, ma il brindisino è apatico. Io vorrei che si svegliasse questo brindisino, che la zona Mascava non è una zona che appartiene a chi abita qui, ma fa parte